sempre prima gli ospiti del Team Network Albatros Siracusa, incominciando dal capitano numero 25 Marco Bobicic, con numero 2 Leonardo Bianchi, 6 Michele Mantisi, 8 Juan Ignacio Zungri, con numero 7 Gabriele Ricciardo, col 15 Gianluca Vinci, 16 per Lorenzo Martelli, 18 Francesco Burgio, il 22 Julian Sudo Pueto, col 23 Maximo Miguel Murga, col 24 Cucupe Giuseppe, il 28 David Grigicic, col 59 Jan Gomella, col 77 Riccardo Ganz e col 99 Mattia Grigic, allenatore della squadra della Albatros Jumbo Rodolfo. Don einen Sonderapplaus für unsere Mannschaft, die das Feld der hohen Hauptes als Besitzer der Coppa Italia beginnt dieses Spiel. Und wir beginnen natürlich wie immer bei Kapitän Alex Hierer. Un cordiale benvenuto dal Palasport via Leghetto a Bressanone da parte di Paolo Cestari, che vi commenterà l'incontro tra il Brixen e l'Albatro Valevole per la 20ª giornata di Serie A 1, gol di Palamano. Il Brixen è capolista con 35 punti accumulati in 19 partite, una sola sconfitta in trasferta con Bersano e un pareggio interno col Bolzano. Ha vinto ultimamente 2 settimane fa la sua terza Coppa Italia a spese di Cassano, Merano e Fasano. L'Albatro tiene attualmente la 9ª posizione in classifica con 15 punti e 3 di vantaggio sul Fondi. Obiettivo primario dei siciliani sarà dunque quello di evitare la zona play-out, nei quali si affronteranno le ultime 4 classificate. L'incontro di andata del 29 ottobre finì 23-28 per il Bressanone, con Iballi, Ardian, Stricker sugli scudi. Invece per i padroni di casa, Gorella con 5, Glidic con 4 e Cueto pure con 4 reti. Tutto è pronto qua a Bressanone per iniziare questa partita, che sulla carta vede favorito il Bressanone. Però attenzione a questo Albatro, che tra l'altro ha sconfitto per ben 2 volte la più quotata squadra del Loacker di Bolzano, tra l'altro anche in trasferta proprio nel capoluogo Alto Atesino. Si inizia con gli ospiti in possesso di palla in tenuta blu arancione e il Bressanone nella tradizionale tenuta verde. Subito Zungri al centro dell'attacco con il numero 8,
affiancato da Gorella. Ed è proprio Gorella che si alza. Zungri, ed è il primo sfondamento fischiato dagli arbitri. Va via il Bressanone con Dapiran, che però desiste dalla conclusione. Conclusione che invece è di Maris Versakovs, che per una disattenzione della difesa ospite ne approfitta e manda l'incrocio alla destra di Lorenzo Martelli. Si ripropone in avanti il Siracusa, sempre con Zangri. L'incursione di Cueto è bloccata dagli arbitri per una ammonizione verbale nei confronti di Kolodziuk. Gorella, blocco irregolare, fischiato, blocco irregolare. Molto lesto Andrei Tibagli a lanciare in contropiede Dapiran, però la posizione non è quella giusta, si ripete dunque, e sotto l'assordante incitazione del pubblico di casa, che poco fa ha assistito alla vibrante partita di Serie A femminile tra il Brixen Südtirol e il Cassano, vinto dalle padrone di casa per 24-23. Però concentriamoci ora sulla squadra di Giutura. Versakovs che inizia questa partita al posto di Bulzamini. Finta di Versakovs. Kolodziuk con un sottomano tenta di sorprendere la difesa avversaria. Però Martelli è lesto a deviare. C'è tra l'altro anche un fallo eseguito, il tiro dai 9 metri. Ardian Iballi, Stricker, Versakovs, e ancora Versakovs che si presenta quest'oggi nell'inedita veste di realizzatore, due i suoi gol dopo appena 3 minuti di gara. Entra in campo il numero 28 David Gisic in posizione di pivot. Lotta tra Kolodziuk, bordata di Juan Ignacio Zungri, che però supera di molto la traversa. Ancora Versakovs per Stricker, Kolodziuk, Versakovs che scavalca il suo avversario. C'è il passaggio di Dapiran per Iballi, che però non arriva a destinazione, e c'è ancora Mate Volarevic che si contrappone al numero 25 Borovic, però il rimpallo finisce nelle mani degli ospiti e corciano sul 2-1. Dunque al quarto minuto, con Mimikos che rimette in gioco dai 9 metri per Stricker, che chiama il sistema. Ecco, dicevamo di Versakovs che in molte partite non è poi saltato tanto all'occhio, e tanto più interessante che quest'oggi abbia già dimostrato con due autentiche prodezze il suo valore nel collettivo verde di Ciudura. C'è un cartellino giallo per Versakovs. Zungri dialoga con Gorella. Sempre Zungri. E Dapiran è bravissimo a rubare la palla in difesa e andare a segno. Gianluca Dapiran
autentico fromboliere di questo campionato. C'è qualcosa da ridire sulla panchina da parte del commissario di campo. C'è Udinoiner che dialoga con lo speaker. Ecco, c'è l'invito dello speaker su invito del commissario di campo di non utilizzare fischiette in pubblico. Una richiesta sì, che può avere una certa valenza, però anche inusuale. Si riprende con la partita con Zungri al centro. Gorella, con Gorella che si vede chiusa, la sbarata la strada attraverso Ross. Bel servizio di Stricker su Kolodziuk che non perdona e sigla il 4-1. Gorella che cerca di scavalcare Dapiran, vi riesce anche ad andare al tiro, però Volarevic è pronto a sbarrare la strada sull'angolo basso alla sinistra della sua porta. Zungri, Glisic, Gorella, difesa avanzata di Endri Tiballi sui 10 metri. Tiro secco che finisce sul palo di Volarevic. Questa volta Versakovs sbaglia il passaggio e c'è un Volarevic stratosferico che ci dirò a Riccardo Ganz. Stricker in elevazione viene bloccato dalla difesa ospite. Partita iniziata all'insegna di un gioco veloce su entrambe le parti. Mimikos, Versakovs, irresistibile Versakovs che sinora aveva segnato 34 reti in questo campionato, oggi è già arrivato a quota 3, rimpinguando il parziale a favore della sua squadra sul 5-1. Cueto, Zungri, Gorella. Bel servizio sul pivo, il cui tiro viene parato, però gli arbitri ravvisano un fallo da 2 minuti nei confronti di Endri Tiballi e un rigore a favore degli ospiti. Incaricato del tiro Julian sotto Cueto che cerca di suppare Volarevic. Tiro nell'angolo basso di Volarevic che non ha possibilità di intercettazione. Stricker, difesa profonda anche degli ospiti che piazzano mentre i giocatori fuori. Gli arbitri fischiano passi e il Brixen che aveva agito in extra player si vede beffato dal contropiede di Gorella. 5-3. Stricker
Mimico sva il tiro, però pur contrastato non riesce ad andare a rete. E invece Gorela approfitta della inferiorità numerica e si inserisce nel varco apertosi tra il primo e il secondo difensore. Bressanone ancora per 20 secondi in sottonumero. Ardi Aniballi non perdona e segna anche lui la sua prima rete. Cueto, bel servizio sul pivot, pregevole azione dei siracusani che liberano Gisic sulla posizione di pivot. Nulla da fare per Mate Volarevic. Squadre tornate in parità numerica. Da Piran, la sorveglianza speciale su Ardi Aniballi. Stricker, ormai quella degli sfondamenti sta diventando un vero problema qua in Italia, perché ogni volta che c'è un contatto tra un attaccante e un difensore, gli arbitri, quasi in ottemperanza di una indicazione, fischiano degli sfondamenti che in campo internazionale nemmeno si sognano. Gorela, e ancora la palla arriva nelle mani di David Gisic, molto lesto ad andare a segno. Questa volta il tiro di Versakov finisce sul palo sinistro di Martelli. Nel frattempo l'Albatro molto scaltramente è riuscito a riportarsi in parità. Si inizia dunque ex novo, svantaggio di tre reti annullato con delle caparbie azioni d'attacco che il più delle volte liberano il pivot. C'è fallo su Guido. C'è ancora il commissario di campo che protesta per l'uso dei fischietti. C'è l'incessione di un certo protagonismo fuori campo, la concentrazione dovrebbe secondo me essere per le azioni di gioco e non su quello che succede sugli spalti, con tutto rispetto per lo svolgimento regolare della partita, che peraltro non sembra inficiata in nessun modo. Gorela, Zungri, Mate Volaes si contrappone sul tiro, al tiro di Gorela. Versakovs fermato fallosamente da due avversari. Stricker, Versakovs, Kolodziuk, Stricker, il passaggio di Ardi Aniballi su Dapiran viene intercettato di piede da Gorela, 9 metri, si ferma il gioco. Decisione salomonica degli arbitri. Sulla panchina ci vanno entrambi, sia Mimikos del Bressanone e Gorela del Siracusa. Una decisione che non è poi nemmeno tanto sbagliata, proprio per smorzare anche
eventuali eccessi di agonismo in campo in questa fase iniziale. Entrambe le squadre con 5 giocatori in campo, il Bressanone rinuncia al portiere. Bellissima azione di Kolodziuk, che sempre più si sta rilevando un autentico rinforzo sull'ala destra dell'attacco. Anche l'arbitro si affida allo extra player. Bobby Cic adesso sulla posizione di terzino destro. Bloccaggio di Endri Di Balli su Soto. Ancora Soto che trova ancora libero Zungri, questa volta sulla posizione di pivot. Keisaka per il 7-7. Al posto di Kolodziuk adesso all'ala destra entra Sonnerer. Non si è capito bene se Kolodziuk ha riportato una ferita sanguinante. Ardian Di Balli, Sonnerer. Sonnerer rientrato dal suo lungo infortunio a inizio gennaio e che sta sempre su, ritrovando lo smalto di una volta. Bobby Cic, la difesa brissenese è molto attenta questa volta e va via in seconda fase con Bulzamini, che adesso è entrato in campo. Stricker, vediamo che Bulzamini attualmente viene impiegato soltanto in difesa, mentre in attacco gioca Versakovs. Ardian Di Balli che punta la difesa, poi serve Kolodziuk che con un, no scusate, Sommer che con un delizioso pallonetto supera ancora Martelli, 9-7. Siamo giunti alla metà del primo tempo con i padroni di casa che conducono il parziale con due reti, però vediamo un arbitro molto vivace, determinato anche in fase di attacco e ovviamente anche in difesa. Un arbitro che, comunque dicevo prima, ha saputo anche espugnare campi notoriamente difficili come quello di Bolzano. Il passaggio sull'ala su Ganz è impreciso e allora il Brixen va via con Stricker che lascia partire una bordata delle sue contro la quale Martelli non riesce nemmeno a reagire. Palla sotto la traversa, 10-7. E allora l'allenatore degli ospiti, l'argentino Rodolfo Martin Jung, chiama a raccolta i suoi.
si riprende sul 10-7 quando sono giocati 16 minuti e mezzo di questo primo tempo. Una partita bella, si diceva, sostanzialmente corretta, anche se impuntata a un certo agonismo fisico proprio della pallamano. Gorella, Zungri, molto aggressiva la difesa dei bissinesi. Si alza la mano del passivo. Ancora grande Mate Volarevic, intercetta il tiro. Stricker, Mock, tiro di Stricker in elevazione, quasi da fermo, con la palla che finisce proprio all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Matija Glišić. Reti veramente pregevoli, quelle viste già sino ad ora in questa partita. Mentre l'Albatro insiste nel cercare il pivot David Glišić nell'occasione che è contrastato, riesce a procurarsi un 9 metri da lui stesso eseguito. Cueto, Gorella, Glišić, Zungri, sotto passivo. Girella che non sorprende Molarevic e consente ai suoi di andare via con Stricker. Bulzamini, Versakovs, fermato da ben due avversari. Veramente un bel Versakovs quello che si vede in questo inizio di partita. Prima sulla posizione di terzino sinistro, adesso del terzino destro. Giocatore della nazionale della Lettonia. Si sta dimostrando una pedina molto valida e efficace per Bressanone. Questa volta il suo tiro, il doppio appoggio da fuori, trova pronto il portiere ospite. E precisamente Glišić che ha rilevato Martelli. Zungri. Gorella desiste dal tiro. Gorella e va via ancora Gianluca Dapiran, specialista nell'intercettare le azioni ospiti, però questa volta fallisce davanti a Matija Glišić che di piede intercetta il suo tiro. Ma che bel sì, Caratusa, quello che stiamo vedendo qua in questo primo tempo. Una squadra che in barba alla sua posizione di classifica si sta veramente dimostrando un ottimo collettivo. Kolodiuk. Glišić viene imbeccato dal suo compagno di squadra. Non riesce però a centrare lo specchio della porta. Bella cornice di pubblico quella di quest'oggi qua a Bressanone. Bulzamini, Stricker, bel servizio di dietro, da dietro mano, che però non giunge a destinazione e gli arbitri fischiano una punizione per Bressanone per la disperazione della panchina ospite. Ardi Aniballi, Bulzamini che fa partire una legnata contro la quale il portiere ospite nulla può. Quando siamo giunti al 21esimo
il parziale parla di 5 più a favore dei padroni di casa, che con alcune efficaci azioni hanno messo in crisi gli ospiti, che però non si scoraggiano e con Cingorela Jan accorciano le distanze. In campo adesso Stefano Aceri sulla posizione di ala sinistra a rilevare Gianluca Dapiran. Proprio questo l'abbiamo già detto in più occasioni, la grande forza del Bressanone di quest'anno, che in panchina trova giocatori veramente all'altezza della situazione. Martin Sonnerer pone il suo terzo fragillo nel frattempo e riporta i suoi a più 5. Ganz, Zungri, la difesa del Brixen si orientata verso l'indietro, però sempre con due giocatori che vanno fuori fino alla linea di 9 metri per intercettare tempestivamente i rispettivi terzini. Ancora mano alzata per il passivo. Murata, bella azione murata dai verdi bressinesi. Glisic, gli arbitri invitano alla calma. Discussione tra Bulzamini e Glisic. Ammonizione solo verbale degli arbitri, nessuna infrazione. E si alza Zungri, senza pretese, manda la palla fuori. Ardian, Endri Tiballi, bellissima rete di Endri Tiballi, che fa tutto da solo e penetra la difesa blu degli ospiti siciliani. La sua apparizione in campo sulla posizione destra, Leonardo Bianchi con il numero 2. Queto adesso al centro. Gorela. Zungri. Gorela. Questa l'asse da neutralizzare. Veramente molto aggressiva la difesa del Brixen. Difficile da penetrare per gli ospiti. E quando adesso Zungri riesce a superare Volarevic in seconda battuta, dopo che questi aveva intercettato bravamente un tiraccio degli attaccanti ospiti. Un Volarevic, questo veramente spettacolare, che nelle ultime partite, soprattutto anche in quella di Coppa Italia, ha fatto vedere delle cose non solo egregie ma proprio eccezionali. Eppure sono tanti i portieri nel campionato italiano che quest'anno si mettono in evidenza. Davide Bulzamini spostato tutto sulla posizione più terzino sinistro, in sacca. E adesso ci sono 2 minuti per Endri Tiballi. Vedremo se adesso gli ospiti saranno a approfittare della superiorità numerica. Strick è molto bravo a intercettare il passaggio di Goella verso Bianchi, però invia la palla in angolo. Il tiro di
dall'ala sinistra brissenese, Siracusana è bloccato da Olarevic. Francesco Burgio è stato dalla sinistra che ha scoccato il tiro. Si avvicendano i pivot adesso, Mimikos, stante la sanzione di 2 minuti a carico di Henry Tiballi, Bulzamini, Ardian Ivalli, Stricker. Ed è ancora Bulzamini che supera Martelli per la disperazione di Julian Soutoqueto. Volarevic sta letteralmente sbarrando la sua porta. Ne approfitta il Brixen, che così si è portato nel frattempo sul 16-9. Palla fuori lateralmente, riparte il Brixen che con calma imposta da mezzo di Bulzamini, che adesso torna nella sua posizione congenita di terzino sinistro. Mimikos, Stricker, Ardian Ivalli, Savito Mimikos, che viene strattonato da dietro. Ci sono 2 minuti per Gorela per la cintura da dietro. Non sono poi tanto sicuro che sia stata effettivamente Gorela e non Bianchi, però gli arbitri decidono così. 2 minuti allora, anche egli già la sua seconda esclusione temporanea e rigore per il Brixen al tiro Sonnerer contro Martelli. Bravamente Martelli si oppone a Sonnerer, che dopo una serie di finte scocca un tiro abbastanza innocuo che colpisce in pieno il portiere. Nulla di fatto dunque quando mancano 2 minuti e mezzo all'intermezzo, con il Brixen sul 16-9. Bobicic, Zungri, Queto, Bobicic cinturato da Bulzamini. Bobicic non riesce a scoccare il tiro. Passivo Zungri, che cerca, e quando l'arbitro riesce ad andare al tiro è sempre Volarevic a dire di no. Adesso Ciutura chiama a raccolta i suoi quando manca 1 minuto. L'intento ovviamente è quello di dare le necessarie indicazioni per un sistema che porti i suoi ragazzi al gol. Sotto il suono della fanfara di Albes si riprende con l'ultima azione, che presumibilmente verrà giocata in questo primo tempo. No, anzi, mancano 1 minuto e mezzo, per cui presumibilmente dopo questo attacco del Bressanone ce ne sarà un altro a favore dell'Albatro. Stricker, bel servizio
Paceri che va a segno con una penetrazione in area che scavalca tutta la difesa. Bianchi, difesa avanzata su ogni giocatore che è in possesso di palla. Doppio, nuova, altra opportunità per il Bressanone. Ne approfitta Sonnerer, che è già alla sua quarta marcatura. Bobicic, tiro bloccato, e così finisce sul 18-9 questo primo tempo. Una partita bella, piacevole, giocata all'insegna di un sano agonismo che il Bressanone ha preso saldamente in mano per impedire subito agli ospiti di esplicarsi in modo più consono. Per il momento qua da Bressanone è tutto, ci fermiamo per 10 minuti circa.
Eccoci nuovamente qua in diretta per questo secondo tempo di Brixen contro Albatros Siracusa. Nel frattempo sono già stati giocati 3 minuti e 20 di questa partita, con il Bressanone sempre saldamente al comando di 9 reti, 20 a 11. Dopo il gol appena segnato dall'Albatro, ecco nuovamente il Brixen, che però spreca una palla in attacco. Henrik di Bari non riesce ad acciuffarla. Zungri, bellissima azione dell'Albatro, che riesce ad andare a rete con Bobicic. Il tiro invece di Bulzamini finisce in controbalzo sulla traversa. Gli uni reclamano passi di sfondamento, gli altri il fallo, gli arbitri optano per il fallo 9 metri già eseguito. Cueto sulla posizione di terzino sinistro, adesso in possesso di palla Zungri, il regista, ecco Zungri, Tuarga con Cueto, Zungri, si erge il muro difensivo del Brixen. Poi a un certo momento sotto Cueto riesce ad andare a rete, però gli arbitri avevano in precedenza fermato il gioco fischiando una punizione. Adesso la mano del passivo è alzata e infatti si va via Endrit Balli Kolodziuk, che non perdona. Quarta rete di Kolodziuk. Cinque minuti giocati. Anche l'Albatro alterna i suoi giocatori in campo. Una panchina abbastanza lunga, anche quella siciliana, il che si ricuote positivamente ovviamente sul ritmo della partita. Cueto bloccato da Endrit Balli, intercettazione di Andrit, però c'era fallo. 9 metri eseguito già da Massimo Murga col numero 23. Cueto, nulla da fare. Cueto va ancora a rete. Kolodziuk, bel servizio per Endrit Balli, che però non riesce a realizzare, mandando la palla sulla traversa. Adesso ha segnato il numero 25 Bobicic. Da notare che nella porta dei brissinesi adesso c'è Alex Wierer, che ha rilevato Mate Volavic. Non ne conosciamo il motivo, non sappiamo se per un infortunio di Volavic o se sempre possibilità per Vira di poter anch'esso fare pratica in una partita che, per quanto concerne il risultato, dava già una certa garanzia di tranquillità, però sarà senz'altro importante non sottovalutare la reazione degli ospiti, che nel frattempo, con un parziale a loro favore, sono già portati sul meno 7. Murga, Bobicic, questa volta Wierer è attento e blocca la palla indirizzata all'angolo alto della sua porta.
Stricker. Qui si alterna con Versakovs in cabina di regia o anche con Bulzamini. Il tiro di Bulzamini è effettuato sotto fallo, per cui viene concesso il 9 metri. Stricker, Ardi Aniballi, Bulzamini fa partire una legnata contro la quale Martelli nulla può. 22-14, c'è anche Mantisi adesso, il numero 6 in campo, sulla posizione di ala sinistra. Queto. Bobicic. Servizio per l'ala che però non riesce a cogliere il momento opportuno. Quello bloccato da Bulzamini. Piccolo intermezzo per consentire a Marco Bobicic di riprendersi da un colpo ricevuto. Il passaggio di Queto sul pivot viene intercettato. Il tiro forzato di Bobicic finisce di molto sopra la traversa. Stricker, bel servizio su Indri Tiballi che però non... Palla riconquistata da Ardi Aniballi. Torna in campo Versakovs sul mezzo destro. Il tiro di Dapiran è scoccato da una posizione molto angolata. Il tiro, anziché centrare la porta, finisce in fallo laterale sulla sinistra di Martelli, che rimette in campo. Riprendono i siracusani, che hanno perso un attimino lo smalto iniziale della partita quando hanno ribattuto colpo su colpo le azioni dei padroni di casa. C'è difesa in area di Versakovs, nulla da ridire, rigore sacrosanto. Tira Queto, che già ha realizzato un rigore nel primo tempo. E Vierer si supera con un doppio intervento sul numero 22, Queto Soto. Grande entusiasmo del pubblico brissinese per l'impresa del beniamino di casa, che oltretutto è anche il capitano della squadra. Versakovs anche lui oggi in gran spolvero, la sua quarta rete, una più bella dell'altra, e tutte realizzate dalla distanza lunga di 10 metri. Queto, Gorela e Bobicic. Sembrava inizialmente che l'attacco ospite potesse averla meglio sulla difesa brissinese, però nell'ultimo momento è intervenuto
Versakovs, che va a prendersi i suoi due minuti, sono i primi. C'è da dire che la partita, pur essendo caratterizzata da una certa fisicità, come si suol dire, non è per nulla cattiva nel senso di falli che mettono in pericolo l'incolumità dei giocatori. Si riprende dunque con il Siracusa che ha l'opportunità di incertezza che consente a Siracusa di mantenere la palla. Questa volta l'attaccante ospite calpesta la linea d'area, infrazione dunque, palla che torna ai padroni di casa. Tutto sempre pronto per una festa in casa bianco-verde, per festeggiare soprattutto anche la conquista della Coppa Italia di due settimane fa dopo 35 anni di digiuno. Kolodziuk, Ardian Iballi, palla per Sonnerer che trova l'angolino lungo. Anche Sonnerer va a quota 5 e ha ritrovato quella sicurezza che gli era tipica. Nel frattempo intervento di Wierer. Finisce a terra il pivot Murga. Si discute tra Bulzamini e Murga. Gli arbitri più che altro cercano di colmare o di calmare gli animi senza prendere sanzioni di sorta. Si riprende dunque con un 9 metri degli ospiti, che per 35 secondi ha ancora la possibilità di usufruire della superiorità numerica. Corella, anzi Bobicic, riesce a liberarsi per non scoccare il tiro. Sfondamento fischiato e Kolodziuk anch'esso a quota 5 in un pregevole contropiede in seguito al fallo fischiato agli ospiti. Sono 11 adesso le reti di scarto, che rispecchia peraltro l'andamento della partita, che dopo un iniziale equilibrio è decisamente stata presa in mano dalla squadra locale. E così rimane, grazie anche all'ulteriore intervento di Vira, che è galvanizzato e soprattutto incitato anche dal suo maestro, che in questo frangente non solo Pejanovic, che ha la funzione di allenatore dei portieri, ma di Mate Volarevic, che in panchina si sta godendo il suo meritato riposo dopo le grandi parate del primo tempo. Adesso anche Ardian Iballi si inserisce nella lista dei marcatori, lui che in attacco manovra tutte le azioni e che spesso propizia i varchi nei quali poi i suoi compagni di squadra possono agevolmente inserirsi. Glišić, Bobišić, Zumbri. E ancora ha cercato il pivot per un non nulla. Stefano Alceri non riesce a prendersi la palla, così
che la stessa finisce poi in mano al portiere. Siamo nel frattempo giunti a 16 minuti e mezzo del secondo tempo. Questa volta Bobičić riesce a superare Wierer. Non fa altrettanto Mimikos, che tutto solo davanti al portiere riesce a mandare la sfera oltre la traversa. Ecco adesso il numero Gori anche per il numero 77, Riccardo Ganz, tutto solo riesce ad andare a rete. L'attacco brissenese pare aver ritrovato adesso ancora maggiore incisività per la ottima intesa tra Kolodziuk e Sonnerer sul lato destro. Stefano Aceri si alza in cielo, lascia partire uno dei suoi tiri che però è male calibrato come altezza e finisce di molto sopra la traversa. Gorela cerca di girarsi su se stesso, però Mimikos è attento e lo blocca. Molto forte in difesa Mimikos, un po' meno incisivo in attacco, dove sta ancora sprecando troppe occasioni. Bella intervento di Alex Wierer. Kolodziuk, a quello che adesso sta facendo vedere il Brissanone, è palamano veramente pregevole, degno della squadra capolista che sta conducendo il campionato con una sola sconfitta, come dicevamo, in quelli con Versano. E l'ulteriore punto perso proprio nel derby Alto Tesine qua a Bressanone. C'è malinteso tra Glisic e Zungri, però gli arbitri fischiano fallo di 9 metri. Bel tiro che finisce nell'angolo lungo. Non c'è il tempo di segnare il gol, che Kolodziuk incrementa il suo bottino con un tiro lungo all'incrocio contro il quale il portiere ospite nulla può. Sono sempre 11 gol di scarto tra le due compagini, per cui la logica direbbe che è un incontro col risultato finale ormai acquisito, però c'è sempre da stare attenti, perché nella pallamano sappiamo che in breve tempo la situazione può capovolgersi. Si tratta dunque di tenere alta la concentrazione. E come giustamente Ciutura sta facendo, dare la possibilità anche a qualche rincalzo di avere qualche scampo di gioco. Considerazione che vale in questo momento per i giovani Brucker, che adesso è entrato al centro della difesa. Puck, che di ruolo è pivot, però sa farsi rispettare soprattutto anche in fase disattiva. Cueto
il tiro di Gorilla non sorprende Bierer, che oggi è veramente in grande giornata. Lappinen si dà il cambio, Booker si dà il cambio con Ardi Anniballi. Si vede che Booker viene impiegato prevalentemente in difesa, mentre come impostazione di gioco è senz'altro da preferire Ardi Anniballi. Difesa molto profonda e aggressiva anche da parte del Siracusa adesso. Gli arbitri fischiano uno sfondamento, una posizione da rettificare. Palla dunque all'arbitro. Per quanto concerne gli ospiti, è ancora sempre sub giudice la partita, la famosa partita di Siracusa, dove il Rubiera aveva deciso di abbandonare il campo. Nel frattempo ci sono 2 minuti per Mimikos e anche per Glisic. Nuova decisione salomonica degli arbitri. Dicevamo che appunto è ancora sub giudice l'incontro di Siracusa, che tanto scalpore aveva provocato per la decisione del giudice di primo grado, poi rettificata in sede di appello, e ora ancora tuttora in fase di decisione definitiva. Cueto scavalca Brucker, e riesce ad andare a segno. Arcieri. La Peran Versakovs, questo sì, preziosismo di Stefano Arcieri, che con un bel pallonetto raddoppia le sue marcature, 2 in totale. Cueto bloccato proprio da Brucker, in modo per la verità un po' rusticale. Zunghi aveva calpestato la linea di porta, linea d'area. Bellissima rete di Brucker, che si riesce a svincolarsi dal suo avversario a centrare la porta. Quello Cueto, che questa volta riesce a trafiggere Wierer con un tiro tra le gambe. Kolodziuk, Brucker. Veramente incontenibile oggi Versakovs, che è già la sua 5ª marcatura. Zungri, Cueto. Bella giocata degli ospiti, che liberano Riccardo Ganz sull'ala destra, che con un pregevole tiro supera il portiere brissinese Dapiran. Savito Brucker, che è braccato da ben 2 difensori
riesce a procurarsi un 7 metri e questo è il momento di un altro rincalzo di solcare il campo ed è precisamente Sirot, il numero 5, giovanissimo. E per la gioia del pubblico locale infila l'incrocio dei pali. Bel gesto quello di Ciutura di dare spazio anche a coloro che solitamente la panchina la vedono solo da bordo campo. Adesso manca solo all'appello Daniel Obanolenzer. Bobicic intanto piega le mani a Günther Wierer, Versakovs. Wow! Ma cosa riesce a fare Stefano Arcieri? Che segna la sua terza rete. Nel frattempo il tiro di Gigi è parato da Wierer. Però gli arbitri ritengono che ci sia stato un fallo che vale 2 minuti a carico di Gianluca Dapiran. Bobicic sulla riga, Wierer ha la fama di pararigori, infatti ne ha parato uno prima, vedremo se riuscirà in questo intento ancora una volta. No, questa volta Bobicic non perdona e accorcia sul meno 10, 4 minuti ancora. Ciutura chiama la raccolta ai suoi. Sarà interessante sentire quale impartizioni dà ai suoi ragazzi. Nel mentre Pejanovic, allenatore portieri, dà qualche consiglio a Wierer, Alex, che già sotto il suo nuovo allenatore si è sensibilmente migliorato. Brucker Kolodziuk, Versakos, Kolodziuk, e questa volta anche Mimikos riesce a mettere dentro la palla ad aumentare il bottino dei verdi a 34. Questa volta la palla finisce nelle mani di Riccardo Ganz, che dalla linea dei 6 metri non ha difficoltà a centrare la porta. Versakovs, Brucker, malinteso tra Versakovs e Kolodziuk, palla che finisce a lato, la porta del Vessanone era vuota per l'extra player, gli ospiti non se ne sono accorti o comunque non hanno saputo approfittarne. Ecco adesso ancora momenti di gloria per il numero 77 Ganz, che tutto solo va a rete.
Ah, questa volta il tiro di Kolodziuk è alto sulla traversa. Sono scoccati gli ultimi due minuti e per tradizione il pubblico si alza tutto in piedi mentre va via ancora Stefano Arcieri. Palla per Sonnerer, che però pecca in presunzione, la sua pallonetto viene intercettato da Mattia Glinčić. Bello spettacolo qua a Bressanone, c'è da giocare. Ecco che Stefano Arcieri ruba la palla, vedremo cosa farà stavolta. Va a rete con le sue lunghe arcate. Quarta rete di Stefano Arcieri. Sono 35 ora le reti contro le 24-5 dell'Albatron. Arcieri intercetta un'altra palla, questa volta però con pendofallo. Dzungri, Glinčić nel trambusco, c'è la parata di Wierer, palla intercettata da Versakovs, Arcieri e Sonnerer ne approfitta per andare a segno per la sesta volta. 36-25, ormai il risultato sta assumendo delle proporzioni vistose. Il risultato, la vittoria acquisita e tutto è pronto per la festa della conquista della Coppa Italia con sponsor e pubblico. Bobicic questa volta. Via non riesce a intercettare e così la partita finisce sull'eloquente risultato di 36-26, una vittoria che non lascia discussioni sulla supremazia dei padroni di casa, che all'inizio si sono visti contrastare efficacemente dalla squadra siciliana, poi però col passare del tempo, con l'aggiustamento della difesa e soprattutto con un attacco molto efficiente, sono riusciti a portare a casa o a mantenere qua a Bressanone i due punti che significano chiaramente il consolidamento in testa alla classifica in vista dei difficili incontri in trasferta a partire da sabato prossimo a Bressano. Per il momento qua sotto l'inno della fanfara di Albes si chiude la trasmissione diretta. Grazie per l'ascolto e a tutti una buona serata.